incredibile la sensazione che si ha quando si porta un go-kart, perché è veramente incollato alla strada. E oggi proverò un gommone particolare, la Mira 34, l'ammiraglia di casa Mirimare, dove loro hanno lavorato tanto proprio sulla carena, sull'opera viva. Perché? Perché sanno che correre vuol dire anche poi essere sicuri di poter governare, in questo caso è un go-kart sull'asfalto. Sul mare sappiamo che le condizioni sono un po' diverse, perché non troveremo mai, ecco qua ho fatto 4-5 giri, la pista una volta che la conosci sai che lui si comporta così. Il mare ogni metro sappiamo può esserci l'onda diversa, ci può essere quel moto ondoso che devi capirlo e interpretarlo. Loro hanno fatto una carena per esaltare tutti i cavalli che noi andiamo a installare. Oggi ne avremo 700, due Suzuki 350, i nuovi AMD, e sono motori che danno tanto, ma bisogna anche avere una carena che ti permette poi di sfruttare tutti questi cavalli. Questo lo dico sempre quando io provo barche, gommoni: se si vuole andare oltre i 50 nodi, e oggi noi ci proveremo ad andare oltre i 50 nodi, beh, bisogna avere una carena che ti permette poi di governarli a quelle velocità. La carena tende a staccarsi, perché qua abbiamo un assetto che rimane incollato alla strada. Là, per forza di cose, qualsiasi barca deve comunque lavorare al contrario, cioè un'aerodinamica che ci solleva, ci stacca un po' dall'acqua, ma non ci deve staccare troppo, perché se voliamo sull'acqua il controllo non ce l'abbiamo. Quindi adesso lasciamo questo fantastico paradiso, pista paradiso dei go-kart, è proprio un paradiso, per trasferirci a Napoli, nel Golfo di Napoli, e proviamo a Mira 34. Ed eccoci dall'autodromo, ci siamo trasferiti qua, nell'ambiente che noi amiamo, il mare. E allora io direi che adesso la soddisfazione è proprio quella di sentire subito questi 2-3-50, facciamoli cantare subito. Poi dopo vi darò anche dei parametri importanti, che sono quelli, diciamo, più da diporto, quindi più per quello che il mezzo permette di fare anche in crociera. Però adesso giù il trim e andiamo a sentire cosa ci regala questa Mira 34. Vai. Facciamolo, sentite come effettivamente la doppia elica si fa sentire subito, una spinta importante, ci ha tirato fuori subito, ci ha messo a 26-27 nodi in pochissimi secondi. Siamo adesso a 27-28 nodi. Io ho dato un'occhiata per la 360, ma vedo che si può lanciarlo, e allora andiamo a vederlo. Ragazzi, sale subito a 36-37 nodi. Non sto usando il trim perché vedo che comunque ha un bel assetto, c'è quel solito mare di quello che può essere il Golfo di Napoli, questo movimento classico del Golfo. Non c'è onda alimentata dal vento, ma è un'onda che noi adesso andremo a prendere per poterlo lanciare tutto. E allora ci direzioniamo verso il mare aperto qua, prendiamo questa rotta. Adesso abbiamo il mare quasi frontale, eccolo qua, mare di prua, e siamo a 35 nodi. Ma posso salire tranquillamente anche a 40 nodi con questo mare. Li stiamo veramente, si ha quella sensazione di morbidezza assoluta, che io comunque lo sento, ce l'ho tra le mani, sento che lui fa quello che io gli chiedo di fare. C'è un po' di onda qua fuori, per cui come al solito non è mai calmo questo golfo, non sarà mai calmo in vita sua. E noi stiamo navigando adesso a 40 nodi. Io prima di lanciarlo tutto voglio anche sentirlo, è la prima volta che provo la Mira 34, quindi mi sto facendo anche io un'idea di come posso chiedere la prestazione, così come ho fatto col go-kart. Non è che puoi fare il primo giro a 200 all'ora, bisogna prima capire cosa ti permette e come te lo permette. Ma sentite come questa potenza che abbiamo dietro ci dà la possibilità anche di decidere quando saltare sull'onda, perché è immediata la risposta della doppia elica. E ora andiamo a trimmarlo. È salito subito a 45. Ragazzi, 46-47 nodi. Saltiamo sulle onde, ma siamo a 48 nodi, 46-47. Mezzo, 49, mamma mia, 49 nodi fissi, ma c'è mare, comunque c'è mare, dobbiamo anche controllare come effettivamente prendiamo il mare. Guardate che roba incredibile, ragazzi, è divertentissimo, perché poi adesso giù il trim, vediamo come si comporta. Faccio una virata dalla mia parte per lasciare che la telecamera della 360 ci fa vedere come possiamo, guardate che reattività che ha questo mezzo, guardate
che c'è il mezzo metro d'onda. E sentite come possiamo fargli fare veramente quello che vogliamo, questo è importante. Vedete che anche Enzo si sta tenendo, ma in realtà non abbiamo l'effetto sbandamento, non c'è quell'effetto di essere sbalzato fuori bordo che a volte capita quando facciamo queste virate strette. Invece guardate la carena come assorbe anche il moto ondoso in virata, guardate che roba. Io ho la 360 che sta proprio a filo d'acqua per vedere come si comporta anche il tubolare, che sta facendo un ottimo lavoro. Proviamo a lanciarlo adesso col mare a favore e andiamo a cavalcare le onde nel senso opposto, quindi ne abbiamo di poppa adesso il mare. Cinquantadue e mezzo, io non leggo più, 53 mi pare, non riesco più a guardare, devo tenere d'occhio il mare, ma 53 ne ho visti, no? Ne abbiamo presi 53 nodi, ragazzi, tanta roba, bellissimo, che soddisfazione, e come lo senti bello, sicuro, sempre comunque quel filo, che la carena ha quel filo di contatto con l'acqua che ci permette di, dovessimo capitare che c'è qualcuno all'ultimo, abbiamo visto, vedete come lui risponde anche a 45 nodi, io posso evitare un ostacolo, un detrito, ecco per esempio lì c'è un faro, noi lo evitiamo facendo queste manovre, meglio se siamo dedicati, ma se serve lui lo fa, chiaramente mettiamo in difficoltà l'equipaggio perché se facciamo una virata a 45 nodi e andiamo a fare questo lavoro, chiaramente se non avvisiamo chi è a bordo con noi, lo mettiamo in difficoltà, però guardate che roba, 40 nodi, mamma mia ragazzi, io potrei andare a fare le gare, ma io me lo faccio dare da Enzo, me lo faccio dare, mi iscrivo al campionato italiano, ma io li batto tutti con questo, ma guarda che roba, è uno spettacolo, ragazzi, 45 nodi proprio, ecco, adesso dicevo prima che ci siamo divertiti, ci siamo sfogati perché quelli andavano lanciati, andavano pompati un po', ma adesso dopo che ci siamo divertiti, perché era giusto così, con quei due gioielli di casa Suzuki era giusto dare subito quello che è l'adrenalina della corsa, della sportività, avete visto come ci si può divertire davvero tanto con questa Mira 34, carena fantastica, ma è una carena fantastica anche poi quando si va a fare la tipica giornata di mare con amici, con amiche. E allora qua diamo qualche valore, adesso noi ci siamo messi a 16 nodi, che è un po' la minima di planata, no? Quella velocità col quale il gomone è ancora in planata, consumo in questo momento si aggira sui 18 litri ora motore, quindi sul litro miglio classico di casa Suzuki, conosciamo i motori che si devono abbinare bene anche alla carena, perché poi chiaramente 3 tonnellate che devono muoversi sull'acqua potrebbero porre un po' di resistenza, invece stiamo scivolando via bene. Diciamo che se diamo un po' di potenza ai motori, ci mettiamo a quello che è una giusta andatura per una Mira 34, che ecco questa qua, senza, guarda, adesso abbiamo preso 26, io 25 vorrei tenere, cioè come tocchi le manette si passa da 15 a 25 così, con 2 mm di manetta, eccolo qua, 25 nodi. Questa che può essere un po' la crociera classica, 23 nodi, adesso siamo a 30 litri ora motore, quindi ci manteniamo vicini al litro miglio, no, adesso proviamo a dargli un po' più di, lo assettiamo meglio per navigare meglio su questo moto ondoso, perché poi il consumo, è vero che i motori hanno un loro consumo che si sposano con le carene, ma è anche vero che poi c'è il mare e il mare va preso in un modo giusto, quindi in base al moto ondoso bisogna creare l'andatura migliore per quella situazione. E io direi che questa potrebbe essere la sua andatura perfetta, se dovessimo andare a Capri a 30 nodi, vedete come siamo belli, morbidi, no? Noi siamo andati a Villa San Giovanni in Calabria da Mercellina a 30 nodi sempre fisso. 29 e mezzo, 30 nodi, siamo a 40, leggo bene, 42? 42-43. Quindi siamo veramente vicini al litro miglio, poco più, con un mezzo importante che si sta muovendo a 30 nodi, no? Ma se io do ancora un po' di potenza e andiamo su quella che definisco una crociera allegra, quindi già ecco 33-34 nodi, che comunque ancora per lui è una velocità di crociera, 4000 giri, 4200 giri, quindi siamo ancora ecco 37-38 nodi, una crociera molto allegra e il consumo è passato a 60 litri ora motore, quindi siamo sì in questo caso sul litro e mezzo motore, però stiamo navigando a 38 nodi. E guardate come si naviga a 38 nodi con la Mira 34, cioè io non sto tenendo la rotta, la tiene lui, l'ho impostata su Capri,
c'è un motondoso che potrebbe farmi prendere la prua e mandarla da una parte all'altra, perché ce l'ho su un mascone in questo momento di dritta, ma guardate il gommone, perfetto, perfetto. E questo è quello che volevo trasferire proprio con il discorso anche dei go-kart. Il gommone sta in rotta, il gommone lo governiamo noi. Se adesso all'improvviso mi ero distratto e devo evitare qualcosa, lui, lo vedete, obbedisce e non mette in difficoltà l'equipaggio, perché dovete essere anche morbidi, ovviamente se diventate cattivi lui lo fa, però mettete in difficoltà chi è con voi. Ma se dovete solo evitare un ostacolo, lui lo fa. E siamo rimasti a 37, non abbiamo perso niente, 37 nodi, sempre a 60 litri ora. Una crociera ancora più allegra, però cominciamo a sentire i motori che cantano, perché qua dopo i 40 nodi definire la crociera, però lui lo permette, possiamo navigare verso il Vesuvio a 40 nodi, 42, e il consumo è 80 litri ora. Adesso siamo a 2 litri miglio, ma ci sta, stiamo navigando a 42 nodi, mezzo di 3 tonnellate, guardate che roba. Direi che il test, anche per quello che è il consumo, è ottimo. Chiaramente 42 nodi è una crociera importante, cioè cominciamo a essere, per molti è una velocità di punta, per lui è ancora crociera. Poi avete visto prima, giù le manette, 53. Io penso che se il mare lo troviamo nelle condizioni perfette da poter star lì a giocare col trim, 54 li prendevamo. Sì. No? Perché si può giocare, ovviamente bisogna poi... Quando c'è mare, ovviamente... È quello che diciamo anche in pista, non dobbiamo, no? Diciamo, andare oltre quella soglia poi di pericolosità. Beh, ma no? Scusa, ma quando, anche col go-kart, se ieri, ieri c'era il sole, ma se ci fosse il bagnato, cambia tutto. Ecco, questo cambia, volevo tutto. Dire, sì. No? Perché arrivi in curva e la curva non la fai come con l'asciutto. No, no? Devi confrontarti con l'ambiente in cui ti stai divertendo. Il mare ha una sua personalità, ovviamente lo sappiamo, non è mai uguale, ogni giornata ha le sue correnti, ha le sue, il vento che incide, il motondoso che viene dal vento, ma anche quello che viene, specie in un golfo come questo, dalle imbarcazioni che girano. Quindi noi dobbiamo confrontarci con l'ambiente in cui ci andiamo a divertire. Se lo fate con la testa, con questo gommone vi potete divertire, avete visto come ci si può veramente, io con qualche nodo, io domenica ero a seguire le gare con l'elicottero, il primo assoluto a 65 nodi viaggiava. Noi a 53-54, ragazzi, togliamo un po' di peso, ci lavoriamo un attimo e così noi andiamo a fare le competizioni. Adesso non è nato per le competizioni, ma volendo veramente una carena che ti permetterebbe, chi sa che un giorno Enzo non faccia un gommone pensato per le gare, no? Una mescola ovviamente di sportività, comodità e tutte le... E qua c'è tutto quello che... anche il bagno, non abbiamo... Per questo volevo dire. Tanto, tanto comfort, avete visto divano, qua adesso abbiamo il cuscino che si è... aperto, eccolo qua, guardate che bel divano che abbiamo qua per, io direi, 5 persone comode. 5 persone comode, già l'abbiamo provate, adulti, tutti... Là, prendisole immenso di poppa, prendisole immenso a prua, tubolare che fa un ottimo lavoro, ma soprattutto avete visto anche quando siete sportivi, quando il tubo va a toccare l'acqua, più di tanto il gommone non si piega, quella è la sua piega. Io ho compromesso ad avere proprio lo sfioro dell'acqua, secondo è lo sfioro. Me. Lo sfioro dell'acqua è perfetto perché ti dà tutti questi vantaggi, è che sono dentro, tipici del gommone. Complimenti ancora, noi verremo di nuovo perché proverò con loro il più piccolo di casa minimale. Quello per cominciare. 40 cavalli, comfort. Molti non credono che un 7 metri possa andare bene e io lo proverò per vedere come si comporta. Vediamo. Un 7 metri con un 40 cavalli senza patente. Questa è la patente, ce la dovete avere. Ciao Enzo. Grazie, Francesco, complimenti. Grazie sempre.